Ciao a tutti! Mi vedrete arancione? Spero di no, perché penso, spero di poter fare qualcosa dopo, ma soltanto che ho cambiato telefono e non ho più il piedistallo apposta per sistemarlo e quindi mi devo arrangiare così. Infatti sono dall'altra parte della mia stanza, dove non c'è luce. Beh, così. Spero di poter fare qualcosa così mi vediate di un colore un po' più decente. Comunque, come leggerete dal titolo, oggi faccio un altro Oldie Tiger. E ci sono stata oggi e già un'altra volta, soltanto che avevo comprato due cose, quindi fare un video per due cose, ho detto le metto tutte insieme. Ho anche lo scontrino e quindi iniziamo subito. Allora, l'altra volta che ci sono stata ho preso questo temperino qua a forma di macchina fotografica, perché io impazzisco per le cose a forma di macchina fotografica. Il problema è che non funziona niente, perché è fatto a rondelle, cioè è fatto strano. Non tempera niente. Vabbè, cioè l'ho pagato 3 euro, quindi vabbè. A me piaceva soltanto perché era a forma di macchina fotografica. Poi il temperino ne uso un altro, quindi. Però se volete comprarlo come temperino non funziona niente. Qualcosa temperato, ma zero proprio. Quindi questo. Poi l'altra volta ho preso quasi tutti i pantoni di Tiger che mi mancavano. In teoria le confezioni sono 8, in teoria, cioè almeno quello che ho visto io. E l'altra volta ho preso le sfumature dei marroni, le sfumature dei gialli, le sfumature dei grigi e quelle degli azzurrini chiari, diciamo, con insieme il verde petrolio, penso. Sì. Ok, questi qua. E questi qua venivano 3 euro l'uno al pacchetto, cioè in una confezione ce ne sono 3 che costa 3 euro, quindi 1 euro a pantone e sono ottimi. Poi, oggi, quindi quello dell'altra volta è finito. Oggi ho preso queste due penne a forma di geisha, una bionda e l'altra mora. Qua. Ok. Che queste qua costavano 1 euro l'una. E boh, mi piacevano. Poi c'era anche coi capelli blu, che anche quella era bella, e poi coi capelli fucsia, che era un po' troppo esagerata secondo me. Poi ho preso questo, che ne ho presi due, uno da regalare. E questo qua è un coniglietto a forma di LED, l'ho già aperto per vedere se funzionava. Che cambia colore. Giallo. Verde. Oh, io mi vedo arancione, ma lui si vede i colori giusti, si vedono. Almeno lui, vabbè. Sì, blu. Oh, sono quasi uguali. Soltanto io sono arancione. Vabbè. Okay. E questo qua l'ho pagato 3 euro. Lampada coniglietto 2 euro. Sì. Spegniti. Ok. E la pila è già inclusa. Ok. E c'era anche a forma di gufetto di uccellino. E poi un altro coniglietto messo con le zampine alzate. Poi della nuova collezione, che sinceramente non mi piaceva niente. A parte le matite a forma di rastrello, non c'era niente. Ah, e l'astuccio a forma di serra, che non so perché. Non sapevo se prenderlo o meno, però perché io di astucci ne ho. Però boh, vabbè. Nell'unica collezione ho preso l'ombrello a forma di fiori azzurrino. È azzurro e poi c'è anche la versione nera, come le agende, insomma. Quindi questo qua e questo l'ho pagato 4 euro. 4. Ombrello 4 euro, sì. Poi oggi ho preso l'ultima, in teoria, l'ultima confezione di pantoni che mi mancavano, è quella di viola, lilla e rosa. In teoria ho finito quei pantoni e funzionano benissimo. E poi ho preso questa qua che è costata 6 euro, che è la pistola a caldo che mi serve per fare una scatola portapennarelli, che mia madre mi ha perso la mia. L'altra l'ha persa lei. Quindi l'ho dovuta ricomprare, anche perché ora che aspetto che esca la mia, passeranno gli anni. Quindi facevo prima, anche perché mi serve adesso. Quindi vabbè, adesso ce l'ho e me la tengo io nel cassetto e basta. E poi ho preso, che li avevo presi anche l'altra volta, i fogli magnetici. Cioè sono due fogli magnetici A5 dove tu puoi ritagliare
disegni con la carta carbone e tutto, e poi ritagli la tua calamita. E sono carini, io ci ho già fatto delle calamite. E magari per farvi vedere volevo fare magari un video dove magari vi mostravo come funziona e soprattutto magari che io uso per fare questi pantoni di Tiger. Magari vi facevo vedere tutte e due se riesco con i cambiamenti del telefono, della luce magari. Però vabbè, magari se riesco ve lo faccio, se magari può essere utile a qualcuno. E così vedete anche tutti i colori dei pantoni, eccetera. In teoria ho finito. Sì. Sì, ho finito. Allora, i fogli magnetici costano 2 euro l'uno. Cioè, una scatola 2 euro, una confezione 2 euro. Ok, ho terminato con gli acquisti di Tiger di oggi. Spero il video vi sia stato d'aiuto e magari ci vediamo col prossimo video in cui provo a fare il do it yourself di ste cose, ma non lo so. Ciao!